La Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Massimo Bucconi, ha dato parere favorevole al nuovo piano regionale integrato per la non autosufficienza, illustrato ai commissari dall'assessore Carla Casciari. Si sono astenuti i consiglieri Rocco Valentino e Franco Zaffini. Il nuovo PRINA, la cui finalità è quella di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, può contare sul ripristino quasi per intero del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, che riserva all'Umbria per il 2014 la somma di 5.814.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse regionali per 4 milioni di euro, che portano il totale a 9.814.000. Il documento punta sul rafforzamento dell'assistenza domiciliare, sulla strutturazione diversa del semiresidenziale per tutte le categorie della non autosufficienza e, laddove possibile, una riconversione di posti residenziali in semiresidenziali oppure nei cosiddetti ricoveri di sollievo per i casi di familiari che non possono seguire a casa i congiunti non autosufficienti. Previste due sperimentazioni: aiuti a persone con disabilità che possono aumentare la propria condizione di vita indipendente con strumenti alternativi e aiuti per anziani fragili con famiglie in difficoltà a riaccoglierli dopo le dimissioni. Ad aprile 2015 una prima rendicontazione sugli effetti di questo nuovo piano triennale.